Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. È molto inusuale che un presidente cinese incontri un capo di Stato che insomma è arrivato, è stato al potere da così poco tempo. Tra l'altro la Meloni durante la campagna elettorale ha fatto un po' di cose diciamo che dimostrano il fatto che lei ha una politica diciamo non favorevole alla Cina. Ha incontrato il rappresentante di Taipei in Italia chiamando l'ambasciatore, ha fatto questa foto insieme. Chiaramente questa cosa per i cinesi non è sicuramente una cosa positiva. Ha fatto un'intervista sui media taiwanesi, anche questa è una cosa totalmente inusuale, e ha ringraziato il Dalai Lama perché si è complimentato della vittoria. Quindi sarà interessante capire che cosa si dicono, perché ricordiamoci sempre che l'Italia è il paese che nel 2018 ha firmato il memorandum sulla via della seta. Certo. È l'unico paese del G7 che ha firmato il memorandum sulla via della seta, dopodiché sono cambiate moltissimo le cose. Ai tempi c'era il governo Conte 1 e poi c'è stato Draghi che ha preso una linea molto più atlantista, e sicuramente la Meloni perseguirà sulla via di Draghi. Però insomma sarà molto interessante capire cosa succede. Io mi trovo d'accordo con quanto detto poco fa, perché esattamente la Cina, anche noi continuiamo un po' a tirarla per la giacchetta e speriamo, no, che in qualche modo abbia un ruolo nella pace, nella potenziale, probabile, speriamo, auspicabile pace tra Russia e Ucraina. Ma in realtà la Cina, ricordiamoci sempre, la Cina si muove in maniera diversa dall'Occidente. In questi mesi la posizione cinese non è mai cambiata fondamentalmente, cioè da un lato ha messo dei paletti alla Russia, ma dal punto di vista ad esempio politico non ha mai tolto il sostegno, perché alla Cina serve sposare la narrazione russa sul fatto che gli Stati Uniti e la NATO in qualche modo cerchino di bloccare l'ascesa delle potenze come la Russia e la Cina. Dall'altra parte però non ha rispettato le sanzioni occidentali, anche se, come veniva sottolineato prima, ricordiamoci sempre che le sanzioni sono state votate dai paesi che rappresentano sì e no un miliardo di persone nel mondo. E questo è un dato che bisogna cominciare a prendere in considerazione anche sull'Africa. La questione africana è molto complessa, la Cina viene sempre descritta come appunto ormai la nuova colonizzazione cinese dell'Africa, che effettivamente c'è stata negli ultimi 20 anni, e c'è stata per due motivi fondamentali. Uno, perché la Cina ha investito moltissimi soldi, molti più soldi di quanto ha investito l'Occidente in Africa negli ultimi 20 anni. Due, perché la Cina non ha un passato colonialista, e il fatto di dire noi non abbiamo mai colonizzato l'Africa, mentre l'Occidente sì. Ricordiamoci che a 3 settimane dall'inizio della guerra il ministro degli affari esteri cinese è andato in Africa a dire: resterete senza cibo a causa di questa guerra, non vi preoccupate, perché l'Occidente si dimentica di voi, ma noi no. Questa è una cosa che in Africa ha presa, perché l'Africa si sente comunque spesso un continente dimenticato. E l'altra cosa importantissima che differisce l'Occidente dalla Cina è il principio di non ingerenza. Cioè la Cina è pragmatica, va in Africa e fa contratti economici, e non importa se ci sono dei regimi dittatoriali e sanguinari che gestiscono i paesi. Quindi tutte queste cose qua è un modus operandi completamente diverso dal nostro, che ha avuto presa, e infatti non a caso anche sulla posizione nei confronti della Russia l'Africa spesso segue la linea cinese. Quindi non aspettiamoci che la Cina faccia qualcosa di qualche gesto visibile, diciamo visibile, sì. Esatto, però qualche paletto è stato messo è stato messo alla Russia, e ormai è abbastanza stato confermato da Putin, ma anche da indiscrezioni sia sul Financial Times che su altri giornali americani, che Xi Jinping non sapesse che la Russia avrebbe invaso l'Ucraina. Quindi questo è un dato che ha cominciato a uscire in maniera molto visibile negli ultimi mesi, e fa, perché ricordiamoci, come dicevi anche tu Gaia prima, che il mantra della Cina è la stabilità, e chiaramente la guerra è la cosa più instabile di tutte. Eric, tra l'altro appunto